Sostenibilità, inclusione e bellezze naturali sono i pilastri su cui si fonda la strategia del Comune di Ginosa dal fronte turistico. La Borsa Internazionale del Turismo di Milano è stata l'occasione per rinsaldare la collaborazione con gli altri comuni dell'area. Noi siamo entusiasti di aver partecipato quest'anno come comune in aggregazione sia con la Terra delle Gravine, tutti i comuni che ne fanno parte, ma anche con i comuni sostenibili. Quindi crediamo che la rete dei comuni sia la risposta più importante. Per quanto riguarda Ginosa, Ginosa parte dai suoi riconoscimenti importanti che sono la bandiera blu, la 25esima bandiera blu, la bandiera verde, quella dei pediatri per le famiglie con bambini, la bandiera lilla, sulla quale crediamo molto fortemente perché rappresenta la sostenibilità e l'accessibilità per quanto riguarda i disabili, ma anche poi per quanto riguarda l'ambiente, quindi le tre vele della Lega Ambiente e tutto ciò che è nella sostenibilità e quindi come tale riesce a configurare bene qual è il nostro DNA. Valorizzare il territorio significa anche mettere a sistema gli operatori turistici, diversificando l'offerta e rendendola accessibile a tutti. Che Ginosa ha la fortuna di avere due territori, parte dalla Gravina, quindi il suo villaggio preistorico della Rivolta, il castello che stiamo consolidando anche grazie alla sovrintendenza, abbiamo un progetto di 7 milioni di euro, un riconsolidamento del costone della Gravina, un bellissimo cantiere evento, cioè con la sovrintendenza facciamo venire i bambini a guardare che cosa si sta facendo, ma poi passiamo per il mare, sempre attraverso le nostre campagne, l'enogastronomia che rappresenta anche il nostro territorio in maniera forte e precisa, il mare con tutta la sua specificità.